Ringrazio il gruppo PD dei senatori che hanno gentilmente proposto di invitarmi. Sono molto onorato di essere qui. Ringrazio caramente il senatore Corsini, carissimo amico, per quello che ha detto. E desiderando fare altri ringraziamenti, li ometto perché vorrei premettere alcune osservazioni intorno a quanto dirò, che potrà sembrare astratto, però già qui andrebbe rilevato che la matematica è astratta. Però è impossibile un qualsiasi rapporto economico senza la matematica. In qualche modo tenterò di toccare una matematica che sta alle spalle della consapevolezza politica, tenterò di toccare una matematica relativa al rapporto mezzo-fine, e cioè relativa al rapporto tra quel mezzo che oggi è il supermezzo costituito dalla tecnica, rispetto ai fini che si propongono le varie forze oggi in campo, che appunto intendono realizzare i loro scopi servendosi della tecnica. Poi quanto dirò potrà sembrare anche avulso dai problemi immediati del qui ora. Però qui c'è da rilevare che, contrariamente a quanto si pensa che la politica ha da risolvere i problemi certamente dell'immediatezza, alla politica in quanto Stato è devoluto il compito di risolvere i problemi non immediati. E intendo dire che quei beni che vengono chiamati beni pubblici non possono essere prodotti dalla forma di produzione economica oggi dominante che è il capitalismo. Perché gli acquirenti dei beni pubblici non esistono ancora. Beni pubblici sono la salubrità dell'ambiente, l'istruzione, il che fare della nostra vita. E a dire questo non è semplicemente il sottoscritto, ma è per esempio uno degli economisti più noti dell'economia neoclassica, mi riferisco a Frank Hahn, il quale dice appunto che poiché gli acquirenti dei beni pubblici sono futuri e l'imprenditore capitalista non è interessato ovviamente a vendere a chi ancora non c'è, ecco che allora è compito dello Stato produrre o appaltare alle intraprese capitalistiche, proporre a queste imprese di produrre quei beni che ancora nessuno può acquistare. Ma questo vuol dire appunto che se lo Stato non mette in campo, non progetta la propria distruzione, è costretto a allungare i termini e quindi ad essere un qualche cosa che si interessa non dei problemi immediati ma dei problemi futuri. Quindi mi sento in qualche modo scusato se il discorso che andrò proponendo non avrà il carattere della risoluzione dei cosiddetti problemi immediati, anche perché è in una situazione in cui tutti sono lì a riparare la falla della nave, ma non si sa dove la nave debba andare e magari non si sa nemmeno che si tratta della falla di una nave, allora si possono sì riparare le falle, dopodiché la nave resta in balia dei venti che appunto non si sa dove
essi possano portare. Questo è un ulteriore motivo per spezzare una lancia a favore dell'astrattezza di certi discorsi che apparentemente possono lasciare disilluso un certo tipo di ascolto. E ancora un'osservazione vorrei fare in questa sorta di captatio benevolentiae, che esiste da più di 2000 anni un tipo di sapere che è stato chiamato filosofia, il quale si pone alle spalle di ogni forma di azione e di pensiero, mettendole in questione. Se allora, e qui mi rivolgo soprattutto ai politici, il pensiero filosofico mette in questione la scienza e l'atteggiamento religioso, sarebbe ben strano che non mettesse in questione l'atteggiamento politico. Questo è un ulteriore motivo per il quale il discorso ha tutta l'aria di arretrare rispetto all'immediatezza piuttosto che prendere posizione rispetto ad essa. Si dice che oggi viviamo una crisi molto più grave di quanto non possa sembrare. Però quando si va a vedere di che tipo di gravità si tratta, si riscontra che la gravità è molto più profonda della indicata gravità che per lo più è presente nei mass media, nei bestseller. No, c'è qualcosa di estremamente più grave nella crisi, senza di cui non si capisce la crisi della politica. Perché che la politica sia in crisi, questo lo si legge tutti i giorni sui giornali. Ma la comprensione del significato autentico di questa crisi deve mettersi nella condizione per cui c'è un contesto, una frana che stabilisce un contesto ben più profondo di quello che costituisce i contesti per lo più considerati quando si dice la crisi è molto più grave di quanto non possa sembrare. E tanto per fare la spiccia, dirò che si tratta della crisi dell'intera tradizione occidentale. Ma sì, teniamo presente che le categorie di fondo della tradizione occidentale sono diventate le categorie di fondo del pianeta, anche se l'Europa oggi è ormai debilitata, non è più alla testa del pianeta. Ecco, se teniamo presente che le categorie di fondo dell'Occidente sono diventate le categorie del pianeta, e allora la crisi non riguarda soltanto la tradizione occidentale, ma riguarda il pianeta. E quando si guarda la Cina, che cos'è il comunismo cinese se non un'importazione del marxismo occidentale? Se si guarda quella sorta di democrazia che è quella presente in India, che cos'è la democrazia se non un'importazione del concetto occidentale di democrazia? Va in crisi la tradizione, ma anche qui siamo ancora alla superficie del discorso, perché si tratta di capire che cosa voglia dire crisi della tradizione. E allora incomincerò con un elenco, con una esemplificazione. Beh, che le masse occidentali si siano staccando sempre di più dai valori religiosi del passato, credo che lo sappiamo tutti. Forse sappiamo un po' di meno che questo distacco
è analogo al distacco che si verifica, che si è verificato in sede politica con l'abbandono di ogni forma di totalitarismo statale. Ci sono state di mezzo due guerre mondiali che hanno abolito le monarchie mitteleuropee, prima e nella seconda guerra mondiale, il totalitarismo nazista e il totalitarismo sovietico. Ma questa abolizione, che ha come corrispettivo l'abolizione o l'abbandono o il progressivo distacco delle masse dei valori religiosi della tradizione, perché ci sentiamo autorizzati a porre questa analogia tra crisi della tradizione religiosa e crisi del totalitarismo? E poi prolungherò l'esemplificazione con qualche altro esempio. Ma perché crisi della tradizione religiosa vuol dire il non creder più che esista una realtà eterna, immutabile, diversa dal mondo, che da gran tempo viene chiamata Dio, e che ha i suoi messaggeri, i suoi angeli nel mondo, che sono costituiti dagli ordinamenti mondani, eterni, immutabili. Faccio un esempio. Il diritto naturale. Oggi la critica che viene rivolta al diritto naturale è una critica che si rivolge a qualcosa di analogo al vecchio Dio, al vecchio Stato totalitario, perché anche il diritto naturale intende stabilire nel mondo un ordinamento immutabile, analogamente a come è immutabile il Dio che guida l'intera vicenda mondana. Un altro angelo del vecchio Dio. E il passaggio dalla democrazia tradizionale, e adesso dirò che cosa intendo per democrazia tradizionale, alla democrazia oggi praticata, che è democrazia di carattere procedurale. Qual è il vecchio concetto di democrazia? E prima accennavo a questa strana vicenda dell'avvento del pensiero filosofico. Credo che ci sia una carenza dovuta anche a un eccessivo strapotere della cultura angloamericana. Ci sia una dimenticanza eccessiva di ciò che la filosofia ha inteso essere sin dal principio. Cioè, dire no all'intera tradizione mitico-religiosa, no. Ed è la volontà di evocare un tipo di sapere che non possa essere in alcun modo smentito. I greci lo chiamano episteme, è una parola straordinaria questa perché indica epi sopra, steme è una sostantivizzazione del verbo istamai che vuol dire lo star sopra, la stabilità di ciò che sta sopra, e ciò che sta sopra è l'apertura di un sapere innegabile. Ebbene, i fatti politici sono esistiti anche prima dei greci, ma la politica che ora sto per definire non è esistita prima dei greci, perché la politica che ora sto per definire e che prima chiamavo tradizionale è la volontà di adeguare lo Stato al sapere immutabile, alla verità svelata dal sapere par excellence. La filosofia svela la verità. La democrazia, come è stata tematizzata sin dal tempo di Platone, di Aristotele,
E intende, ripeto, guidare lo Stato, adeguare le procedure statali alla verità svelata dal pensiero filosofico. Questo quadro prende significato se si pensa invece a che cos'è la democrazia procedurale, cioè quella in cui noi oggi viviamo. Democrazia in cui si intende prescindere dai valori di verità. E se una volta la legge era la verità, ora con la democrazia procedurale la legge diventa la volontà della maggioranza degli elettori. Questa è la democrazia procedurale. Anche qui, dunque, la prassi politica non è un qualche cosa di stabile, ma abbandona la stabilità, così come la stabilità è abbandonata dalla crisi dello Stato totalitario, così come la stabilità è abbandonata dalla crisi dei valori religiosi. Ma prolungo ancora un poco l'esemplificazione. La grande avventura della scienza moderna. Scienza moderna cancella il concetto di sapere stabile, perché riscontra che un sapere stabile è una gabbia che si vuole applicare a un'esperienza continuamente cangiante, la quale smentisce la struttura della gabbia. Quindi la gabbia concettuale è costretta, la gabbia concettuale con cui la scienza, proponiamo al tempio di Galileo, intendeva interpretare la realtà, questa gabbia concettuale è continuamente smentita dall'innovazione dei fatti. Non c'è bisogno che alluda alla nascita delle geometrie non euclidee. Quindi le geometrie euclidee stanno allo Stato totalitario, così come lo Stato totalitario sta ai valori della tradizione, così come questi valori stanno a ciò che abbiamo chiamato democrazia in senso tradizionale. Mi lascino fare ancora un esempio. È la grande esperienza artistica tra fine dell'Ottocento e Novecento. Cosa vuol dire arte astratta se non abbandono di un modello di verità, un modello di bellezza che l'artista deve rappresentare? Quindi il modello della bellezza sta anche qui allo Stato totalitario, eccetera, come sta ai valori religiosi, e potremmo continuare a lungo. Questa è una semplice fenomenologia. Ci stiamo, cioè, mantenendo, seppure dicendo, mostrando qualche connessione che per lo più non è avvertita, però rispetto a quanto spero di riuscire a comunicare, è ancora alla superficie. Proseguendo in questa ispezione delle vicende di fondo della storia dell'Occidente, vorrei segnalare ancora questo passaggio dalla politica all'economia, e qui entriamo nella zona centrale del mio intervento, il passaggio dall'economia, dalla politica all'economia e dall'economia alla tecnica. Cosa vuol dire passaggio dalla politica all'economia? Vuol dire che fino all'età medievale la produzione economica ha come scopo o il bene del Signore, la vita buona, la vita vera del Signore, o il bene comune, questa è una definizione aristotelico-cristiana,
Cioè lo scopo dell'economia è qualcosa di diverso dai rapporti economici. L'economia ha come scopo, per esempio, il bene del Signore. A questo punto la citazione d'obbligo, la citazione di Hegel è d'obbligo, è la dialettica servo-padrone. Una dialettica, direi, formidabile, in cui si mostra che il servo, che è servo perché è stato vinto dall'avversario, che in seguito a questa vittoria è diventato padrone, da prima c'è una lotta all'ultimo sangue tra i due, poi uno vince, diventa il signore, l'altro perde, diventa il servo, e il servo ha come scopo il benessere del signore. Bene. Ma per produrre questo benessere il servo deve darsi da fare e deve escogitare non soltanto, come avviene da prima, la produzione di cibo e di vesti, ma anche la produzione degli strumenti che producono cibi e vesti. Quindi da prima lo scopo è la produzione dei beni d'uso, poi lo scopo diventa la produzione delle macchine che producono beni d'uso. Il che vuol dire che il Signore è nella posizione di chi consuma, il servo è nella posizione di chi acquisisce sempre più sapere, e sempre più una forma profonda di sapere, per andare incontro ai bisogni del Signore. Ma è inevitabile che in un processo in cui il servo acquista sapere e quindi potenza, a un certo momento il servo divenga lui il Signore, più o meno è quello che accade con la Rivoluzione francese, e il Signore divenga lui spodestato e in qualche modo subordinato al servo. Il che vuol dire che se da prima lo scopo dell'economia è la dimensione politica culminante, come dicevo, nel benessere del Signore, e poi si rovescia la situazione e lo scopo diventa la produzione economica che ha reso possibile il benessere del Signore, ma che ora diventa essa lo scopo. E qui ci troviamo di fronte a uno dei punti chiave di quanto vorrei permettermi di dire loro. Il rapporto mezzo-scopo. Avevo accennato a questo rapporto all'inizio, quando avevo detto, sì, un discorso astratto a quello che faremo, ma astratto com'è la matematica rispetto ai rapporti economici, soltanto che noi parleremo di una sorta di matematica del rapporto tra mezzo e scopo. E cominciamo con questa osservazione. Che un'azione, qualsiasi essa sia, l'andare a mangiare o mandare un satellite su Marte, scrivere una lettera o vincere la Seconda Guerra Mondiale, un'azione è quello che essa è solo in quanto ha lo scopo che essa ha. Se si varia lo scopo, cambia l'azione. Quando parlo di queste cose, amo proporre esempi di questo genere. Solo apparentemente un medico che guarisce per far soldi compie le stesse azioni di un medico che ha lo scopo di guarire e che quindi guadagna qualcosa, il dovuto. Solo apparentemente le due azioni sono identiche. Mi ricordo che Silo Slavini mi diceva che sono identiche, però l'orientamento di un'azione penetra l'azione
dà significato all'azione, anche se un osservatore superficiale può dire, facciamo un altro esempio, che due che fanno l'amore perché si amano, solo apparentemente fanno le stesse cose che fanno due, uno dei quali è una prostituta e l'altro è un cliente. Lo scopo è diverso. Apparentemente si può pensare che siano azioni identiche, ma lo scopo altera il significato, il senso e la visibilità stessa dell'azione per chi sappia guardare. Ebbene, vorrei portare avanti questo concetto, che ci troviamo, che la crisi di cui parlavo prima si comprende solo se si comprende la crisi del capitalismo, che la crisi del capitalismo si comprende solo se si capisce che un insieme di forze intende assegnare al capitalismo uno scopo diverso da quello che gli è proprio. E questo avviene in una situazione in cui la politica crede di gestire il mondo capitalistico. Una parentesi. Quando parlo di tecnica, sono grato che mi sia stato proposto questo argomento. La tecnica di cui parlo non ha nulla a che vedere con i governi tecnici. Con i governi tecnici sia di marca italiana sia di marca europea. Perché non ha nulla a che vedere? Ma perché i governi tecnici, non dico solo quelli che abbiamo sperimentato in Italia, ma anche quelli che in qualche modo hanno vita più lunga in sede europea, anche se il termine mi pare che sia diventato abbastanza obsoleto anche in sede europea, però resta il fatto che un governo tecnico è un governo che si muove all'interno dell'accettazione del tipo di produzione capitalistico. Ora, è interessante come ormai si dia fuori discussione la naturalità della produzione capitalistica. Addirittura Skinner, un sociologo americano, diceva che i critici del capitalismo erano dei malati mentali. E oggi la situazione è un po' diversa, perché di mezzo ci sono state persone come Keynes e Schumpeter. Ora, è vero che Keynes a volte in certi ambienti gode di cattiva stampa. Però Keynes ha proposto il concetto di capitalismo come esperimento, non come legge naturale eterna, ma come esperimento, che può riuscire, può non riuscire, può fallire. E Schumpeter, che era un grande amico del capitalismo, ha scritto delle pagine memorabili per mostrare come no, la critica marxista al capitalismo non regge. E qui era anche aiutato da quell'autore troppo dimenticato che è Piero Sraffa, l'economista probabilmente maggiore del XX secolo, e Schumpeter da parte sua diceva no, il marxismo non riesce a aver partita vinta sul capitalismo, però il capitalismo sta perdendo quota, è destinato a tramontare perché l'inventiva dell'imprenditore sta diventando routine. E la routine elimina
l'efficacia della concorrenza, perché in quanto routine è praticabile anche dai concorrenti. E per questo motivo il capitalismo, non per motivi di tipo filosofico, marxista, è destinato a morire, ma per questa meccanizzazione dell'attività imprenditoriale. Allora stavo dicendo, oggi non dobbiamo confondere la tecnica con i governi tecnici, perché i cosiddetti governi tecnici fanno sì che la tecnica sia il mezzo per realizzare la produzione di tipo capitalistico. Ma se ci ricordiamo quanto dicevamo prima, che lo scopo determina l'azione, allora l'azione dei governi tecnici è determinata dalla promozione dell'economia di mercato. Quindi la tecnica e la scientificità della tecnica diventa un mezzo che ha come scopo, questo mi pare che si debba riconoscere, la non scientificità della prassi capitalistica. Non scientificità, perché può essere un grande imprenditore uno che non è fortunato, che è regolarmente sfortunato? Penso di no. Ora, alla bontà dell'iniziativa imprenditoriale appartiene la fortuna e dunque il rischio. Se non si rischia, non si è buoni imprenditori. Ecco allora che la scientificità della tecnica è in funzione di quella non scientificità della prassi capitalistica, che è non scientificità proprio perché è necessariamente legata al rischio. Il rischio è una scommessa. Secondo passaggio, dall'economia alla tecnica. Abbiamo detto che l'economia mette ai margini la politica, abbiamo parlato del rapporto servo-padrone. E ora stiamo entrando nel cuore del tema, riferendoci alla variazione che oggi sta avvenendo relativamente allo scopo che il capitalismo si prefigge. Qual è lo scopo del capitalismo? Mi è stato detto 100 volte, guarda che il capitalismo ha 100 forme, ma insomma lo si sa che il capitalismo anglo-americano non è quello tedesco, non è quello giapponese, sappiamo. Però abbiamo anche un'unica parola per indicare queste diverse forme, per raccoglierle entro un comune denominatore. E il comune denominatore è lo scopo del capitalismo, consistente nella volontà di incrementare all'infinito il profitto privato. E sappiamo anche che esiste il marginalismo, per il quale lo scopo del ciclo economico è il consumo. Però penso che tutti siamo d'accordo che l'imprenditore non ha come scopo di dar da mangiare agli affamati e di vestire gli ignudi. È chiaro che il produttore deve vendere prodotti che siano idonei a vestire e a sfamare, ma lo scopo non è quello di vestire e di sfamare, è che vestendo e sfamando si vendono beni che consentono l'incremento del profitto.
Questo è lo scopo del capitalismo, che si trova in mezzo a una molteplicità di altri scopi. Per esempio la democrazia. Parlo della democrazia sia tradizionale, che sopravvive ancora in molti ambienti politici. Non voglio offendere nessuno dicendo che spesso l'uomo politico parla e deve per forza parlare dando all'elettorato l'impressione di non dubitare di quello che dice. Se desse l'impressione di dubitare, l'elettorato volterebbe le spalle. Quindi deve assumere questo tipo di politico la veste che è propria della politica epistemico tradizionale di cui parlavo prima. Ecco, la democrazia procedurale ha anch'essa lo scopo di tamponare la situazione in cui lo scopo della società sia l'incremento del profitto privato. Quindi non crediamo che i rapporti tra democrazia e capitalismo siano irenici, sono essenzialmente conflittuali, ma non crediamo nemmeno che siano irenici i rapporti tra democrazia, cristianesimo, capitalismo. Perché quando la Chiesa Cattolica dice al capitalismo devi avere come scopo il bene comune, è come se passasse davanti un coccodrillo e noi non ce ne accorgessimo. Che la Chiesa Cattolica sta dicendo al capitalismo tu devi avere uno scopo diverso da quello che ti è proprio. Il tuo scopo, dice, sappiamo, è l'incremento del profitto. Ma io, Chiesa Cattolica, ti dico no, tu devi avere come scopo il bene comune. Cioè dico al capitalismo, tu devi cambiare, ma non poco, devi cambiare totalmente. Devi diventare non capitalismo, perché dicevamo prima, se si cambia lo scopo di un'azione, l'azione cambia. Quindi certamente i toni della Chiesa Cattolica non sono quelli dell'Unione Sovietica, però la sostanza è la stessa, come l'Unione Sovietica voleva che il capitalismo andasse all'altro mondo. E così la Chiesa Cattolica, dicendo al capitalismo guarda che tu devi avere come scopo il bene comune, dice né più né meno la stessa cosa, devi andare all'altro mondo. Ma la stessa conflittualità c'è tra Chiesa Cattolica e democrazia. Si leggono le ultime encicliche dove i papi, grandi i papi, dicono non c'è libertà senza verità. Ma cos'è questa verità? È proprio quella verità di cui parlavo prima, quando parlavo dell'evocazione filosofica dell'episteme della verità. Cioè, la verità è quell'ordine immutabile che non può essere smentito da nessuno e che dà senso alla stessa libertà. Non c'è libertà senza verità. Ma la democrazia procedurale, l'abbiamo ricordato anche prima, è proprio la democrazia che dice la verità sarà quella che sarà, ma i valori sono quelli stabiliti dalla maggioranza degli elettori. Quindi libertà senza verità. Quindi c'è uno scontro radicale tra tutte queste forze che ho elencato. Le quali, però, tutte, si combattono, certo anche a parole, ma anche servendosi degli strumenti offerti dal super strumento oggi esistente, che è appunto la tecnica guidata dalla scienza moderna. Per fare un esempio limite,
Noi sappiamo la cura che mette il Vaticano nell'installazione degli strumenti relativi alla diffusione del messaggio cristiano. Sono tra i più perfezionati, perché anche il cristianesimo ci serve della tecnica. Ormai è diventato obsoleto, non sappia la destra quello che fa la sinistra. Una carità in cui la destra non sa quello che fa la sinistra è il caos nell'organizzazione caritatevole. Bisogna che la destra sappia quello che fa la sinistra, cioè anche l'atteggiamento caritativo del cristianesimo deve servirsi della tecnica. A maggior ragione deve servirsi della tecnica lo Stato, la democrazia, l'Islam, il capitalismo, anzi il capitalismo è la forma di utilizzazione della tecnica oggi dominante su tutte le altre. E mi avvio al nucleo centrale, terminale della mia conversazione. In una situazione conflittuale, questa può essere la proposizione principe di quanto mi sono permesso di dire loro. In una situazione conflittuale, dove dunque il conflitto è tra le varie forze che oggi si servono della tecnica per prevalere le une sulle altre. In una situazione conflittuale, dico, è nell'interesse di ognuna rafforzare il più possibile lo strumento di cui si serve per prevalere sulle altre. E non può che prevalere servendosi del mezzo tecnico, perché oggi non esiste altra forma di potenza, cioè di capacità di trasformazione del mondo, superiore a quella esercitata o che la tecnica è in grado di esercitare. In una situazione conflittuale, allora, ogni forza è interessata a rafforzare sempre di più lo strumento tecnico di cui si serve. Ma questo vuol dire che, ed è quanto è accaduto nell'Unione Sovietica, che la forza che si serve dello strumento non deve intralciare il buon funzionamento dello strumento. Se lo intralciasse, intralcerebbe il raggiungimento dello scopo che tale forza intende perseguire, realizzare. Quindi la tendenza oggi in atto è che va costituendosi come scopo non semplicemente lo scopo in cui il capitalismo persegue il profitto, ma lo scopo in cui il capitalismo aggiunge al suo vecchio scopo, aggiunge la necessità di rafforzare lo strumento con cui si può realizzare il profitto. E mi permetto di rivolgere a loro una domanda, perché mi pare che ci sia poi un po' di discussione. Ecco, chiedo, secondo loro, un sistema che ha come scopo l'incremento della potenza è più o meno potente di un sistema che ha come scopo, oltre all'incremento della potenza, anche qualche altra cosa? Perché dico incremento della potenza? Perché se qui ci fosse qualche tecnico, credo che dopo qualche incomprensione iniziale ci si metterebbe d'accordo che lo scopo della tecnica come tecnica qual è? Non quello di realizzare uno strumento piuttosto che un altro, ma quello di incrementare la capacità di realizzare strumenti.
scopo della tecnica è l'incremento della capacità di realizzare strumenti. Va producendosi questa occupazione dello scopo del capitalismo da parte della tecnica. Ma la politica vuole gestire l'insieme dei rapporti economici. Se allora la situazione è una frana dei rapporti di produzione capitalistici, una frana dovuta al fatto che il capitalismo stenta a mantenere il proprio scopo, e se la politica vuole gestire i rapporti di produzione, e allora dobbiamo dire che la politica vuole gestire questa frana. E cioè non si può capire la crisi della politica se non iscrivendola nella crisi del capitalismo. Il quale capitalismo sarebbe molto sbagliato a confonderlo con la tecnica, anche se oggi si tende a considerare le due cose come inseparabili. Assolutamente di sfuggita. Il capitalismo ha interesse a perpetuare la scarsità media dei prodotti. Cioè deve vendere prodotti che né siano totalmente assenti, né che siano totalmente disponibili. Cioè, non li vende se sono assolutamente inattingibili, totalmente assenti, non li vende se sono a portata di tutti, come finora, non sappiamo per quanto, l'aria è a disposizione di tutti e non c'è nessun capitalista che voglia vendere l'aria. Quindi il capitalista è interessato alla perpetuazione della scarsità mediana dei beni venduti. Ma la tecnica, se ha come scopo l'incremento della capacità di realizzare scopi, come dicevo prima, ha come scopo l'eliminazione della scarsità. Cioè il capitalismo è un padrone che, come il vecchio padrone hegeliano, è un padrone che si serve di un servo il quale conduce alla distruzione del padrone. Si serve di una tecnica che ha l'intento di eliminare quella scarsità che invece il capitalismo ha tutta l'intenzione di mantenere come scarsità mediana. Non vorrei che quanto ho detto suonasse come un'apologia della tecnica. Oggi c'è una geremia di lamentele, un insieme di lamentele contro la tecnica, sono lamentele contro il cattivo uso della tecnica. Perché la tecnica si dice che sia disumana. Ma che cos'è umano? E tutti noi penso che siamo d'accordo nel ritenere umano un centro di forza capace di organizzare mezzi in vista della produzione di scopi. Ma questa definizione dell'umano è la definizione stessa della tecnica. La tecnica potrà essere soffocante rispetto all'uomo cristiano, all'uomo democratico, all'uomo islamico, all'uomo capitalista, ma come comune denominatore di queste varie forme dell'essere uomo c'è l'uomo definito come ho definito prima. L'uomo come centro cosciente di forze capaci di organizzare mezzi in vista della produzione di scopi. Da questo punto di vista, allora, la tecnica è destinata ad essere il nostro futuro prossimo e un po' più che prossimo. Se qualcuno conosce quanto il sottoscritto va dicendo, sa che
La tecnica non ha l'ultima parola, ma ha l'ultima parola rispetto a tutte le forze che oggi intendono semplicemente servirsene per realizzare i loro scopi. Accade cioè con la tecnica quello che accade in sede religiosa quando l'uomo religioso dice a Dio: salvami. E poi si rende conto che se Dio deve fare la volontà dell'uomo, il quale vuole essere salvato, se Dio è uno strumento nelle mani dell'uomo, allora il Salvatore è ben debole. Gli dico, se l'uomo dice a Dio salvami, gli impone questo, e la preghiera è un, anche etimologicamente è un carpire, pregare, carpire. Se l'uomo dice a Dio salvami, è inevitabile che a un certo momento si renda conto che se Dio è semplicemente uno strumento nelle mani dell'uomo, lo strumento è debole. E quindi è inevitabile che si addivenga a quella forma più nobile, più alta, ma anche più fruttuosa di religiosità, in cui l'uomo dice a Dio, sia fatta la tua volontà. Ma oggi il nuovo Dio è la tecnica. Alla tecnica dapprima, anche qui, l'uomo dice, salvami. Ma anche qui l'uomo si rende conto che se la tecnica è soltanto uno strumento che ha come scopo la salvezza di chi ha bisogno di essere salvato, allora è inevitabile che lo strumento, come dicevo prima, che lo strumento si consumi. E quindi è inevitabile che anche qui l'uomo dica alla tecnica sia fatta la tua volontà. E cioè che lo scopo non sia la nostra salvezza, ma la potenza della tecnica. Questo non vuol dire che gli uomini devono andare in campo di concentramento, così come non vuol dire che la politica deve finire. Vuol dire che dal ruolo di scopi, la politica e le grandi forze dell'Occidente del passato arretrano alla posizione di subordinati, di mezzi. La tecnica non servirà più a far soldi, ma saranno i soldi che serviranno a aumentare la potenza, come in qualche modo era capitato col duumvirato USA-URSS, che è una delle maggiori anticipazioni di quello che intendo per potenza della tecnica. Certamente noi oggi ci troviamo nel periodo più difficile, in cui la conflittualità tra i popoli è al massimo e si produce una sorta di selezione naturale che sarà dovuta da capo alla potenza dei mezzi tecnici di cui disporranno i confliggenti. Lo dicevo qualche tempo fa sul Corriere, dicevo, anche l'Islam, se vuole prevalere, deve passare dallo stato artigianale allo stato industriale, ma nell'atto in cui passa allo stato industriale e si serve della tecnica, ciò che sarà quello che vincerà non sarà più l'Islam. L'Islam sarà diventato un mezzo, così come il capitalismo che si servisse della tecnica per prevalere, se prevarrà, non sarà più il capitalismo a vincere, ma sarà la tecnica. Poi c'è anche qui era Keynes che parlava, lo diceva nelle prospettive per i nostri nipoti, in una conferenza fatta a Madrid nel 1930. Dice, i bisogni primari la tecnica li potrà risolvere nel giro di 100 anni. Ne occorrono di più, però anche Keynes pensava in grande, cioè pensava sul lungo periodo. La tecnica sarà in grado di risolvere questi problemi. Dopo il problema maggiore lui non va oltre,
che fare della nostra vita. Andiamo un momento oltre e concludo. Si arriverà a quello che già in qualche modo Keynes chiamava il paradiso della tecnica. L'uomo, dopo questo periodo terribile che stiamo vivendo, l'uomo realizzerà il tenore di vita probabilmente migliore che mai egli abbia potuto conseguire. E però gli mancherà che cosa? L'unica cosa che gli mancherà. Sarà felice, ma che cosa necessariamente gli mancherà? Ma la verità della sua felicità, quella verità che noi abitatori dell'Occidente ci siamo lasciati indietro con quell'abbandono della verità epistemica a cui facevo riferimento prima, la quale è tramontata, è inevitabilmente tramontata, e qui non abbiamo tempo per mostrare l'inevitabilità del tramonto. E quindi il paradiso della tecnica sarà un luogo in cui la felicità a un certo momento si renderà conto di essere l'estrema infelicità, perché mancherà la sicurezza del possesso della felicità. Noi lo sappiamo che quando siamo felici la cosa che temiamo di più è di perdere la felicità che possediamo. E allora il paradiso della tecnica, vagheggiato da Keynes, diventerà l'inferno, perché mancherà la verità, ma allora sarà anche quell'inferno l'alba di un processo in cui i popoli capiranno, non noi che siamo un'elite, ma i popoli capiranno la necessità di ripensare in senso nuovo, assolutamente nuovo, il significato di ciò che abbiamo chiamato verità. Quello sarà il tempo in cui si farà innanzi una diversa epoca dell'Occidente, e quindi anche si farà innanzi ciò che possiamo chiamare tramonto della tecnica. Bene, io ringrazio il professor Severino, saluto il presidente Zanda che nel frattempo ci ha raggiunto, anzi Luigi, se vuoi accomodarti e puoi organizzare tu la gestione del dibattito, perché il professor Severino è disponibile se qualcuno intende intervenire, chiedere suggerimenti, chiarimenti, se qualcuno necessita di ulteriori approfondimenti, indicazioni. Se si ritiene di criticare e problematizzare quanto abbiamo ascoltato, prego, il microfono è disponibile. Ecco, fammi solo dire, Paolo, due parole per ringraziare naturalmente il professor Severino e scusarmi prima di tutto con lui e poi anche con voi per non aver potuto assistere alla sua lezione, ricevendone io per primo il maggior danno di non essere stato qua. Purtroppo contemporaneamente era stata prevista e nei giorni passati la commemorazione di Bachelet nel 35esimo anno dal suo assassinio, celebrazione che si è svolta fino a pochi minuti fa all'Università della Sapienza, e io ho pensato di dover essere lì, e mi scuso quindi ancora molto, e soprattutto quei colleghi senatori, credo che poi converrà a riflettere sia su quei giorni di 35 anni fa, sul loro significato, e anche un po' collegarli agli ultimi pensieri del professor Severino che ho appena ascoltato adesso, quindi possiamo aprire un breve dibattito se qualcuno di voi intende prendere la parola e chiedere al professore qualche chiarimento. Prego, se vuole accomodarsi, lì c'è una piccola tribuna con un microfono, e se vuol dire anche il suo nome perché c'è una registrazione. Dunque,
Io sono Rosalba Capomacchia e volevo proporvi quella che è la mia verità. E la verità è la verità esistenziale, la verità della vita, dell'affermazione della vita, del problema vita di ognuno di noi. Questa è la verità, e allora in questo senso il sistema politico, ecco la tecnica, il know-how politico che garantisce questo, che garantisce tutti, è la democrazia, sono i famosi immortali principi. E poi a proposito del confronto conflittuale, io spero che questo confronto conflittuale si sposti verso il nostro fato, verso le necessità a cui siamo sottoposti e scompaia fra gli esseri umani. Manuele, prego, subito, magari facciamo una batteria, facciamo di, un po' di interventi, prego. Alcuni interventi. Una domanda un po' impegnativa, mi rendo conto. Così. Gabriella Bonacchi, Fondazione Basso. Una domanda un po' impegnativa e forse richiederebbe un altro incontro. Mi è sembrato che ci sia, questo anche in altre cose scritte che io leggo sempre con grande accuratezza e interesse, una identificazione fra scienza e tecnica che secondo me andrebbe precisata, se soprattutto se per tecnica intendiamo tecnologia, se per tecnica intendiamo tecnologia, perché la differenza fra tecnica e tecnologia è una delle componenti del nostro tempo. Si dice da parte di molti studiosi che è proprio la contrapposizione fra scarso avanzamento della scienza e divorante avanzamento della tecnologia che caratterizza la nostra epoca, e sono due cose diverse. La scienza è un flusso, la tecnologia è uno stock che, come dire, cresce quantitativamente ma non ha dentro di sé gli scambi cognitivi necessari. Per esempio, facciamo due esempi molto chiari: il campo nucleare. Nel campo nucleare c'è un enorme lavoro della scienza a monte, e a valle un impiego tecnologico rozzissimo. È come sparare con i cannoni contro le cattedrali gotiche, no? Cioè quello che viene fatto per la scissione nucleare, la dimensione della scissione nucleare, è assurdo rispetto a quello che è stato la grande scoperta, appunto, della scientifica dell'atomo, della struttura dell'atomo e la struttura della materia. Secondo, contrario rispetto a questo, è l'esempio del digitale. Il mondo digitale è l'esemplificazione di una sconvolgente e enorme avanzata, no? Di pratiche e di tecnologie che, stanno improntando di sé tutto il mondo, che ha alle spalle ha pochissima ricerca scientifica, cioè ancora vive delle scoperte di Alan Turing, cioè è semplicemente lo sviluppo enorme di quello che a suo tempo era stato scoperto. Ecco, questo per dire che il problema della, bisogna stare molto, molto attenti quando, io penso che un problema del nostro tempo sia proprio invece il secondo piano che sta assumendo la scienza rispetto alla tecnologia. Cioè, la scienza è sempre più, certo, sì, poi il bosone di Higgs, insomma, però di fatto è la tecnologia che con le sue conquiste occupa lo scenario. E questo, secondo me, è un grandissimo problema. Secondo, e poi basta, chiudo, è che mi pare che il problema della democrazia procedurale, no? Che non ha più, non vuole più adeguarsi al modello dell'episteme, non cerca più la verità, ma vuole il consenso degli elettori, non tiene sufficientemente in conto che nel mondo contemporaneo c'è stata una grande conquista, che è la dimensione costituzionale, dove la verità non è fissata una volta per tutti, ma è fissata la ricerca della verità
che va al di là addirittura della dimensione degli Stati-Nazione, cioè va al di là della verità come possesso dello Stato-Nazione, ma innesca un'altra procedura di ricerca della verità. Grazie. Dunque ringrazio per il primo intervento, sul quale posso essere anche d'accordo sulle osservazioni fatte. Alla professoressa, la cara amica che era il consorzio del professor Marameo. Dunque, sostengo ormai l'avvenuta identificazione di tecnica e scienza. La sostengo, adesso dirò perché. Però, anche se fossero differenziate, in che cosa cambierebbe il discorso che ho fatto? Vorrebbe dire che invece di giocare una pedina, sarebbero due pedine a giocare e a fare il gioco di cui ho parlato prima. Allora, il gioco rimane. Il suo intervento riguarda la configurazione della mossa, che in un caso è fatta da una pedina, nell'altro caso è fatta da due. Adesso le dico perché sostengo tecnica uguale scienza. Perché la scienza non è più la scienza di Galileo, che era epistemica. Allora, cosa vuol dire? Che insomma, Galileo diceva le proposizioni matematiche l'uomo le conosce qualitativamente come Dio. Dio le conosce tutte. L'uomo ne conosce una parte. Ormai la scienza non parla più così. La scienza, perfino la matematica, parla di possibilità dell'imbattersi in una contraddizione. Se ne parla così la matematica e anche la fisica, ormai le leggi fisiche non sono più di carattere deterministico, sono leggi statistico-probabilistiche. In questa situazione, allora, da che cosa è decisa la competizione tra più teorie? Che cosa decide che la teoria T1 prevalga sulla teoria T2, T3, T4? Che cosa? La maggior capacità della teoria T1 di cambiare il mondo. Non c'è altro motivo di fondo. T1 non si parla più di maggior verità, di maggior consistenza concettuale di T1 rispetto a T2. Si dice, con T1 riusciamo a fare più cose o riusciamo a fare le cose che volevamo fare e con T2 le riusciamo a fare di meno. Ma allora, se così stanno le cose, questo criterio che stabilisce il valore di T1 rispetto a T2 è il criterio tecnico. Ormai la tecnicità riguarda il valore concettuale delle proposizioni. La distinzione che lei propone, la propone e vale quando la tecnica non era episteme, quando la scienza era episteme. Passo alla seconda domanda relativa alla democrazia procedurale in cui lei mi diceva. Eccomi? La Costituzione. Ma è una conferma. Se, come lei ha detto, oggi non si considera più la Costituzione comunque di intoccabile, allora questa toccabilità della Costituzione è congruente con la democrazia procedurale. E lei mi ha portato una conferma. Abbiamo altri interventi? Sì, prego. Massimo De Angelis. Io ho colto bene. Massimo De Angelis.
ho colto bene la differenza che lei ha posto tra la democrazia tradizionale e quella attuale come procedurale. Noi viviamo anche in una fase in cui è centrale il tema dei diritti universali e dei diritti umani come diritti universali in quanto sostanza della democrazia. Ecco, allora mi chiedo, in questo procedere della tecnica, no, qual è il rapporto che si instaura con il tema dei diritti umani universali? Perché quando lei sostanzialmente dice l'uomo è essere tecnico essenzialmente, allo stesso tempo però l'uomo è anche essere che si riconosce come uguale con gli altri uomini e quindi accomunato da una dimensione universale. Ecco, allora in questo processo che ne è di questa contraddizione? E non è che la politica al centro oggi debba avere proprio il mediare o comunque il fare i conti con, diciamo, come dire, i diritti della tecnica da un lato e i diritti dell'uomo dall'altra? Sfrutto un concetto di Weber, il quale diceva lo Stato totalitario è meno favorevole al capitalismo di quanto non lo sia lo Stato democratico. Così, rispetto alla tecnica, una politica totalitaria, uno Stato totalitario, è dannoso più di quanto non sia invece una democrazia che abbiamo chiamato procedurale. Se diciamo che la politica deve rinunciare a porsi come scopo della società, non per questo stiamo dicendo che la politica deve sparire. Così come non stiamo dicendo che le banche spariranno per il fatto che il capitalismo è destinato a sparire, che spariranno le industrie. No, sotto i nostri occhi, fino a che non saremo capaci a vedere la differenza, chiameremo con gli stessi nomi ciò che sarà profondamente diverso. Ebbene, la politica riguarda quella non conflittualità tra i cittadini, non sussistendo la quale si produce un coefficiente di disordine all'interno della tecnica. Cioè, l'uso improprio dell'elemento umano, è un fattore di disturbo rispetto all'incremento della potenza tecnica. Quindi, come diciamo, non sparirà la politica, così non diciamo certo la tecnica mangerà gli uomini. No, a parte il fatto che l'uomo è un ingrediente attualmente inevitabile della strutturazione della tecnica. Attualmente un progetto che volesse affidare, come in un certo film, a un calcolatore, no, ma non soltanto un certo film, volesse affidare a un calcolatore elettronico le decisioni fondamentali dell'umanità, e sbaglierebbe mira, perché attualmente l'uomo è inserito nella produzione tecnica. Non so se ho risposto alla sua domanda. Prego. Ecco, volevo sottoporle soltanto una, Aldo Biondo, una perplessità, diciamo, dal suo discorso. Sembra, no, che la tecnica sia, o almeno tenda ad essere, qualcosa di autonomo, di anonimo e di neutro, no? E questo, insomma, è difficile per me da accettare. Un'altra cosa, no? Lei parla di conflittualità, no? Cioè, parla della Chiesa, ma prima ha detto che la Chiesa, insomma, ha perso ascendente, parla di conflittualità della... Non l'ha capito la seconda? Che la Chiesa ha perso ascendente, diciamo, le Chiese sono vuote, quindi quasi una conflittualità disperata, diciamo, della Chiesa nei confronti, diciamo, della tecnica e del capitalismo. Poi ha parlato anche del conflitto della democrazia nei confronti della tecnica e del capitalismo, ma ha anche detto che si tratta di una democrazia procedurale. Io
direi addirittura una democrazia gestionale, no? Che ha perso la capacità di porsi dei fini. E quindi, ecco, allora a questo punto, no? Mi sembrerebbe, no? Che la tecnica rimanga un mezzo, uno strumento, però nelle mani, adesso questa è un'opinione personale, del pensiero vincente, quello che viene chiamato pensiero unico, individualista, neoliberista, fine della storia, ultimo uomo, eccetera, che forse ha l'interesse, proprio essendo il vincitore, a considerare la tecnica come qualcosa di neutro, quando invece non lo è, diciamo, è al servizio di questa, di questo nuovo capitalismo, senz'altro. Ecco. Allora provo a rispondere. Posso rispondere? Facciamo altri due interventi. Rispondo subito. Se no mi dimentico. Ma il mio discorso è pieno di lacune, però posso rinviare alle molte cose che ho scritto in proposito. Ma quando parlo di tecnica, parlo di un sistema di sottosistemi. Dunque, dove i sottosistemi sono? Beh, innanzitutto quelle delle scienze dure, fisico-matematica, ma poi sistema militare, economico, finanziario, educativo, sanitario. Questo è l'insieme dei sottosistemi. Neutro che cosa vorrebbe dire? Che è campato per aria e non è calato nei sottosistemi? Intende questo? Ma esce da uno stato di non autonomia. È autonoma nel senso che è inevitabile che le forze che intendono servirsi di essa assumano come scopo non quello che inizialmente esse si prefiggono di realizzare, ma assumano come scopo lo scopo che è proprio della tecnica, e cioè, secondo la formula che ho usato prima, l'incremento indefinito della capacità di realizzare scopi. Se lei con la parola neutro vuol dire che è destinato a realizzarsi questo rovesciamento, usiamo pure verbis non est disputandum, usiamo pure questa parola neutro, ma credo che lei volesse forse dire disincarnato, che non ha relazione con quanto concretamente accade. No, ha relazione anche con quanto accade in questo momento, perché, ripeto, a parte la circostanza che l'autentica globalizzazione si rivela sempre di più come globalizzazione tecnica più ancora che globalizzazione economica, e, ripeto, quando parlo di tecnica parlo di un sistema di sottosistemi. Ho discusso a lungo con Natalino Irti in proposito, perché lui ritiene che uno di questi sottosistemi potrebbe rifiutarsi di andare d'accordo con gli altri. E questo mi dà l'occasione per rispondere al suo accenno al pensiero unico. Lei ha avuto un accenno, sbaglio? No, ha avuto l'accenno al pensiero unico. Ma se tecnocrazia vuol dire che un'elite politica si serve della tecnica per i propri interessi, allora di questa elite va detto quanto dicevamo prima a proposito del rapporto tra, per esempio, capitalismo o politica e tecnica. Perché un sistema che ha come scopo l'incremento della potenza tout court è più potente di un sistema elite, pensiero unico, che ha come scopo il proprio vantaggio personale servendosi della tecnica. Da ultimo, io qui non quantifico come Keynes, da ultimo è inevitabile che chi si propone la potenza sia più potente di chi oltre la potenza si propone qualche altra cosa, tipo pensiero unico. Ho risposto un po'? Buonasera, professore. Bernardo D'Estasio. Senta,
abbiamo colto la, il concetto della supremazia della tecnica. Questa. Ora, quello che mi ponevo, il quesito che mi ponevo e che le volevo sottoporre era questo, che se da un lato il capitalismo per fare miglior profitto deve acquisire la miglior tecnica, non verso il bene comune, ma quindi come il principio del profitto in se stesso. E lei ha anche detto che la democrazia è confliggente con il capitalismo. Quella politica che in realtà si ispira ai principi democratici e vuole invece finalizzare si orienta verso il bene comune, deve anch'essa acquisire la miglior tecnica e in che modo? Buona. Mi dà l'occasione per dire che oggi i partiti politici, non solo italiani, ma mondiali, nel mondo, sarà vincente e realizzerà la grande politica quel partito che rinuncerà a se stesso per porre come scopo la potenza. Perché finché ci sarà un partito ideologicamente configurato, sarà inevitabile che tratti la tecnica come mezzo, e qui ci sono tante cose che non ho detto, trattare qualcosa come mezzo significa logorarlo. Se io ho uno scopo, il mezzo mi serve per raggiungere lo scopo, ma è inevitabile che il mezzo sia logorato perché lo scopo viva. Ma logorando il mezzo si indebolisce il raggiungimento dello scopo. Quindi la grande politica, la politica vincente, visto che siamo in Italia, diciamolo anche agli italiani, sarà di quel partito. Io non so se di il Partito Democratico o Forza Italia o Lega, io non lo so, ma se ci fosse quel partito che capisce l'inevitabilità del prevalere della tecnica autentica, non la tecnica dei governi tecnici, quello sarà il partito che realizzerà appunto quella che vorrei chiamare la grande politica. Sono andato vicino a quello che lei... Ho navigato vicino, forse non ho risposto direttamente, ma però... Mi chiamo Nicola Grasso, e faccio l'ingegnere, quindi sono tecnico, in qualche modo coinvolto dal discorso. Ma in realtà volevo fare una premessa per poi fare una domanda, per avere un punto di vista da parte sua. La premessa è questa, ovviamente quando si parla di Galilei, quando si parla di potenza, a me vengono in mente solo la scienza e la tecnologia oggi al servizio di cose pacifiche. Ma quello che vedo attorno a me, la guerra in Ucraina, la guerra in Siria, fa pensare che il termine politico non è solo il gioco delle parti o il gioco dei conflitti all'interno delle democrazie, ma anche il gioco dei potentati, delle grosse forze che ci sono dietro al capitalismo, dietro alla politica, rispetto a quello che è una trasformazione del modo di fare la guerra. E la domanda è questa, che tipo di guerra, che cambiamento di pelle avranno le guerre, che cambiamento di pelle avranno le guerre in un futuro immaginabile in base al ragionamento che ha fatto lei? È bella anche questa domanda. Se la situazione attuale è conflittuale, allora l'affermazione della tecnica è la progressiva riduzione della conflittualità. Tempo fa si parlava di Pax Americana, e preferisco parlare di Pax Tecnica, e quindi andiamo verso una situazione in cui il paradiso inferno della tecnica, secondo l'espressione che ho usato prima, sarà anche la composizione dei conflitti. Insomma, se già Kant pensava alla pace perpetua, e se tuttora
sono in atto organismi internazionali come l'ONU che anticipano in qualche modo una situazione di non conflittualità, e allora vuol dire che la maggiore, l'avevo accennato prima, la maggiore anticipazione di quella che è una tendenza, io non sto dicendo che oggi la tecnica prevale, ma tende a svincolarsi dalla subordinazione rispetto alle forze che se ne servono. Allora, la tendenza è verso una situazione in cui non ci sarà la Pax americana, ma la Pax tecnica. Cioè, una situazione in cui i motivi ideologici verranno meno per quel meccanismo di cui ho parlato prima. Mi pare che lei domandasse che ne sarà dei conflitti con la tendenza attualmente in atto, no? E questa è la domanda? Sbaglio? Come? Che tipo di guerra? No, ecco, non... Cambierà la guerra? No, sto dicendo, la tendenza in atto è la tendenza verso una subordinazione dei fattori di conflittualità. Cosa sono i fattori di conflittualità? Le ideologie. Perché anche quando prima qualche intervento ha accennato alle malefatte che accadono per la tecnica, mi pare che fosse la signora, non sono malefatte della tecnica, ma sono malefatte della gestione ideologica della tecnica. Allora, per avere potenza non bisogna essere distrutti. Il modo più radicale di non essere distrutti è stato inventato dall'uomo in che modo? Inventando l'energia atomica. L'energia atomica consente la non distruzione dell'apparato scientifico-tecnologico. Questa invenzione ha dato luogo a quello che ho chiamato d'un virato, l'espressione era piaciuta anche a Andreotti, d'un virato USA-URSS, che è l'anticipazione più consistente di ciò che chiamo tecnica o tendenza alla dominazione della tecnica. Perché il d'un virato USA-URSS era una situazione in cui, fortunata, perché oggi stiamo vedendo le conseguenze della fine di questo d'un virato, era la situazione in cui lo scopo non era il prevalere dell'ideologia capitalistico-democratica rispetto all'ideologia marxista, ma era il mantenimento di una configurazione planetaria in cui la potenza fosse mantenuta come scopo. Cioè lo scopo era mantenere una certa configurazione planetaria di fatto raggiunta. Tanto è vero che gli slittamenti, gli spostamenti in favore dell'uno o dell'altro erano proibiti, erano impossibili. Tanto è vero che amo dire che l'Occidente era più garantito quando c'era l'Unione Sovietica, che tamponava le spinte dal basso dei poveri. L'Occidente era più garantito di quanto non sia garantito oggi, dove l'Unione Sovietica non sta più lì a garantire queste spinte, ma la garanzia è stata ereditata, per modo di dire, dall'Islam. Adesso è l'Islam che si è assunta la funzione di fare ciò che faceva l'Unione Sovietica. Soltanto che nel d'un virato non si poteva sgarrare, perché altrimenti la terra sarebbe andata distrutta. Oggi si può sgarrare perché non c'è un rapporto Occidente-Islam analogo dal punto di vista degli arsenali atomici. E quindi l'Islam può permettersi anomie molto superiori a quelle
che poteva permettersi l'Unione Sovietica. Non so se mi sono spiegato. Mi sono fatto capire? Sì, ottimo. Sì? Ottimamente. La signora, l'ultimo intervento. Prego. Penultimo. Io sono Wanda Boucher, sono una fisica. Dunque, fisica? Sì. Dunque, io sono un po' molto perplessa rispetto a questa visione, un po' ripeto alcune cose, però le vorrei porre. Nel momento in cui dice che la tecnica, in quanto tale, a questo punto sarà lo strumento attraverso il quale sarà quella che vincerà e che farà la pace, praticamente, questo è quello che ho capito. Nel momento in cui dice che la tecnica lo vede così come un ente autonomo, che guida praticamente l'uomo, dove non ci sono più ideologie, bene, io vorrei sapere la tecnica, no, chi è? No, non detto che non ci sono più... Perché dice che non ci saranno più guerre, non ci saranno più guerre perché non ci saranno più l'ideologia ma sarà la tecnica. Questo è almeno quello che ho capito. Non so se ho capito male. Allora, le ideologie non saranno più scopi. Non saranno più scopi. Lo scopo è la tecnica. La guerra c'è quando l'ideologia è scopo. Sì. In quanto l'ideologia è scopo, a parte il fatto che in questo momento non mi pare che le guerre che ci sono in questo momento siano tanto ideologiche, a parte l'uso dell'Islam, ma mi pare che ci siano degli interessi piuttosto reali dietro, a parte l'uso delle ideologie come il solito. Però è l'uso della tecnica. La tecnica come scopo che significato ha? Nel senso che, la tecnica c'è sempre stata nella storia dell'uomo, è sempre, anche se adesso è diventata pervasiva, è diventata dominante, però... non può essere di per sé, diciamo, lo scopo della tecnica è sempre stato quello di migliorare l'uomo. Allora, mettere come, diciamo, lo scopo, così come può essere lo scopo di una qualunque ideologia, che è migliorare la vita dell'uomo. Non è soltanto... Allora, la tecnica in quanto tale, cioè o i tecnici diventano o si prefigura un sistema nel quale la politica e la tecnica sono la stessa cosa, in cui quindi a questo punto tutte le decisioni stanno nella tecnica, perché lo scopo sta solo nella tecnica, lo scopo... Cioè, perché si vede nella tecnica soltanto lo strumento attraverso il quale l'uomo migliora la propria vita. Ma la tecnica ce l'ha qualcuno in mano. Non ce l'hanno tutti nella stessa maniera. Il problema poi è come viene distribuita questa tecnica. Cioè, non è possibile che uno veda la tecnica come un qualche cosa di estraneo. Ho capito. Hai capito? Mario. Tu. Allora, posso rispondere? Sì, sì. Ha detto delle cose carine. Quando prima ha detto, parlavamo delle ideologie, e lei ha detto, no, ci sono di mezzo degli interessi molto reali. Ma questa è la super ideologia. Perché interessi reali vuol dire il petrolio me lo tengo io, non lei. E questo come la chiama? Quella è super ideologia. Ma l'incremento della potenza non è l'incremento della potenza di un gruppo privilegiato rispetto ad altri. Perché allora questo lavoro lo fa già il capitalismo. Insomma, il profitto deve essere mio, non tuo. Poi c'era un'altra bella cosa che lei aveva detto...
Ma intanto è chiaro che... Cosa aveva detto di bella? Di bella, cosa bella. Me l'era appuntato qui nella mente. Dica qualcosa. Passiamo alla... Mario. Vabbè, facciamo al professor Tronti. Mario, senatore Tronti. Mi verrà in mente però. No, io ho avuto l'impressione, Severino, correggimi se sbaglio, che tu abbia un po' autolimitato il tuo grande discorso sulla tecnica, no? E questo ha creato qualche problema, qualche incomprensione, cioè quel finale un po' ottimistico, no? Risulta poco comprensibile. In realtà, insomma, tu hai impostato il tema della tecnica, ma sui grandi classici novecenteschi, diciamo così, no? Prendiamo il dialogo tra Junger e Heidegger, über die Linie, no? Sulla linea, non oltre la linea, eccetera. La linea era il nichilismo. Ecco, il punto del nichilismo è un punto che riguarda direttamente, insomma, la concezione ontologica della tecnica, no? Perché quando Junger, insomma, che aveva espresso, insomma, tutta la sua ammirazione attraverso per la tecnica, attraverso appunto il campo del lavoro, il campo del lavoratore, dell'arbeiter, eccetera. E Heidegger dopo 5 anni ci pensa molto a quella cosa lì e gli risponde mettendo in campo il problema dell'essere. E tanto è vero che lui parla di questione della tecnica e di questione dell'essere, no? E cioè la tecnica fa tanto questione quanto fa questione l'essere, no? E quindi poi la contrapposizione è proprio a quella linea del nichilismo che cercava appunto di ridurre, insomma, il problema della tecnica a un problema. E tu giustamente nella cornice dell'invito che ti abbiamo fatto hai dato più una dimensione economico-politica, no, al discorso. Ti siamo grati perché non accade spesso che nella sala Zuccheri si nomini la parola capitalismo e con un tentativo appunto di riportare il tema vero, no, delle cose. Infatti, no, la domanda che ti volevo fare è quella che riguarda proprio il rapporto tra capitalismo e tecnica, no? Che tu hai usato lì molto efficacemente la dialettica servo-signore, tipica della fenomenologia hegeliana e così via. Ecco, capitalismo, servo e signore sono due figure che non possono fare a meno l'una dell'altra, no? Non accade lo stesso tra capitalismo e tecnica. Cioè capitalismo e tecnica sono come il signore e il servo, però siccome l'uno ha bisogno dell'altro, a volte il servo diventa il signore e il signore è costretto a diventare servo. Ultimamente, nell'ultima fase del capitalismo, quella della finanziarizzazione e così via, è chiaro che la figura del signore è passata più alla tecnica, no? che al capitalismo stesso. Era il grande capitalismo industriale che era il signore vero, no? E dominava la tecnica. Adesso si è rovesciato quel problema. Allora il tema della politica, che deve fare la politica nella dialettica servo-signore tra capitalismo e tecnica? Ecco, lì deve usare la sua propria potenza, no? per tornare alla tua, cioè deve governare questo rapporto, deve governare questa contraddizione, insomma, deve fare in modo, se poi
ha un'attenzione, insomma, alla dimensione antropologica dei problemi. Io credo che oggi uno dei grandi problemi che la politica deve gestire è come attraverso questa tecnicizzazione esasperata, non tanto nella sua assolutezza, ma nella sua accelerazione, dove la figura umana non riesce più a stare dietro, no? E lì c'è questa perdita, no? di umanità, che poi è anche una perdita di appartenenza politica. La perdita di appartenenza politica è anche un po' questo, cioè che l'essere umano non ce la fa più a correre dietro a tutte le quotidiane modificazioni e trasformazioni tecnologiche e si perde. E quando si perde, si perde anche la politica, perché la politica perde la sua funzione, non può non rappresentare appunto la capacità umana a essere autonoma, a essere indipendente, no? Un po' questi sono i problemi che mi venivano da dire. Grazie. Grazie Tronzi. Mentre parlavi mi è venuto in mente quello che mi ero dimenticato di dire. Cioè, diceva, insomma, questa tecnica, ma sei stato tu a farmelo venire in mente, in mano a chi è? E guardi che da tempo, è un rinvio quello che le faccio, si sa che Marx, dei capitalisti, diceva che erano loro le prime vittime del capitalismo, perché non avevano in mano il capitalismo, era il capitale che aveva in mano i capitalisti. Questo che si sa da tempo è un carattere tipico della forma di produzione capitalistica, si ripropone in forma ingigantita a proposito della tecnica. Cioè, certo, la tecnica aveva il compito di servizio dell'uomo, e sono le battute finali, ma dopo l'uomo capisce che se la tecnica deve avere questo scopo è debole, e quindi è per questo che l'uomo dice alla tecnica sia fatta la tua volontà, non per questo l'uomo sparisce, ma la tecnica diventa lo scopo. E ti ringrazio del tuo intervento. Perché dici il finale ottimistico? Non è finale ottimistico, perché ho detto che il paradiso della tecnica è l'inferno. Non è molto ottimistico. Per di più, qui mi sono mantenuto all'aspetto più, diciamo così, di superficie del mio discorso per molti motivi. Perché penso che tu sappia che, volendo fare un passo in avanti, la tecnica è la forma nel mio discorso, nel quale discorso è improprio dire che sia mio, perché se fosse mio non varrebbe la pena di stare ad ascoltarlo, nel quale si dice che la tecnica è la forma più radicale dell'errare estremo. Quindi, ecco, lo dico a te, non mi ero permesso di dirlo prima per non complicare troppo il discorso, ma ho tracciato, per così dire, un percorso di radicalizzazione, ma dell'errare, tanto per insistere sul carattere non ottimistico della conclusione. E poi tu hai detto, oh santo cielo, anche qui adesso dunque tu hai detto delle cose molto interessanti. Ah, Heidegger. Ma ecco, questa benedetta faccenda di Heidegger. Heidegger è contrario alla tecnica. Allora, se in questo segmento di tempo di cui ho parlato il sottoscritto questa sera, si mostra che la tecnica ha partita vinta proprio in quanto forma radicale dell'errare, ha partita vinta su tutte le forme che vorrebbero servirsene, e Heidegger invece protesta e dice appunto che l'uomo deve avere la padronanza
L'uomo non deve essere, non deve diventare un servo, dopo la cosa sarà, come tu sai benissimo, ripetuto da Simone Weil, la quale Simone Weil però citava Marx perché secondo Simone Weil già Marx aveva capito che già nel fascismo e nel nazismo si realizzavano le condizioni della tecnica moderna, per la quale l'uomo non è in grado di dominare la tecnica, e definiva il socialismo come la capacità, il socialismo è, diceva Simone Weil, la capacità dell'uomo di servirsi, di utilizzare lei la chiamava la macchina burocratico statale, che poi è la tecnica, una delle lacune del discorso della chiacchierata che ho fatto qui stasera, una delle lacune è che non ho adeguatamente mostrato l'inevitabilità del tramonto dell'episteme, cioè della tradizione. E questo lo so che è un discorso che è duro, che faccio da tempo anche agli amici cattolici, perché tramonto della tradizione epistemica vuol dire non soltanto che la gente crede che Dio è morto, perché se fosse semplicemente questo, domani la gente potrebbe tornare a credere che sia vivo, no? C'è qualche cosa di molto più radicale con cui il cristianesimo, la cristianità devono fare i conti, cioè con l'inevitabilità del tramonto della tradizione e quindi della tradizione cristiana. Se teniamo presente questo, allora la distanza rispetto, cioè questo dell'inevitabilità di cui non ho parlato questa sera, è inevitabile che quel quadro grandioso dell'episteme tramonti, è inevitabile. Allora la distanza rispetto ad Heidegger si fa ancora maggiore, perché Heidegger teme che la tecnica prevalga. Ora, chi teme qualcosa è colui che crede che possa avvenire l'opposto di quello in cui egli crede, no? Quindi per lui la prevaricazione della tecnica è una possibilità. E qui no, le cose stanno all'interno di questo segmento temporale di cui ho parlato, le cose stanno meno ottimisticamente, cioè la tecnica è inevitabile che faccia fuori quelli che credono di dettare le leggi, perché ancora è chiaro che la partita è in atto. E ancora, per esempio, la Chiesa Cattolica dice ai tecnici: tu non puoi oltrepassare un certo confine. Quale confine? Il limite stabilito dalle leggi divine. Ecco l'episteme. Tu, ingegnere bioetico, non puoi costruire l'uomo a piacimento. E ci sono dei punti in cui la Chiesa è molto esplicita nella giustificazione, perché non si può costruire l'uomo a piacimento perché il modello dell'essere uomo è Cristo. E allora se inventiamo un altro tipo d'uomo, il modello cristico non ha più ragione d'essere, ecco un altro limite. Ecco, allora volevo sottolineare, ringraziandoti per il tuo intervento, questa differenza radicale tra Heidegger, che critica la tecnica, ma la critica avendo la speranza che nel lasso di tempo al quale mi sono riferito io ci sia la possibilità di comprimerla, di trattenerla e possibilmente di gestirla, di fronte a una situazione molto poco ottimistica, e cioè che in questo lasso di tempo la tecnica è destinata a vincere, dopo invece verrà il tempo della delusione, dell'inferno. Perché, ripeto, se si è felici e non si è sicuri di mantenere la felicità diventa un incubo. E allora lì è un altro discorso, il discorso forte, ma lo lasciamo. No, Emanuele, vorrà dire che ti inviteremo la prossima volta perché hai aperto una prospettiva che è la tua prospettiva filosofica, cioè la tecnica è la forma radicale dell'errare. Sì.
che rimanda a tutti i riferimenti ai degariani che prima Mario faceva. C'è ancora il senatore Zavoli? Zavoli. Emanuele, accenna il discorso delle cose che dell'essere la tecnica. Io vorrei tentare di ricondurre il senso vero, per quello che mi riguarda naturalmente, di questo pomeriggio. A parte la gioia di rincontrare Severino, di scambiare con lui qualcosa che mi ricorda un periodo molto bello della mia vita, per dare un senso al mio essere oggi una persona politica, in un tempo in cui la politica è così screditata, tanto che si parla di antipolitica come se fosse un fenomeno naturale al quale dobbiamo assoggettarci ed accettarlo come tutte le cose che intervengono nella storia dell'uomo. Allora pensavo a quello che ha appena detto Amartya Sen, l'economista, il quale diceva: io non riesco più a concepire come una società come quella che abbiamo creato, quella più universale possibile, quella che ha distribuito al massimo grado le sue risorse, quindi non parlo delle nicchie eritarie né degli aspetti derelitti dell'esistenza, ma proprio col potere medio dell'uomo, come non sia possibile oggi debellare questioni come quella, per esempio, i 30.000 bambini che muoiono ogni giorno di fame nel sud della terra. 30.000 bambini che muoiono ogni giorno di fame nel sud della terra, senza che nessuno ne parli, nonostante che la nostra sia il tempo della trasparenza, della glasnost, eccetera, eccetera, è l'indice di qualcosa che noi non siamo in grado di sapere o che non vogliamo sapere. Ci sarebbe motivo di celebrare tutte le sere una sorta di lutto universale, questo non succede. Allora, di fronte a queste contraddizioni, Amartya Sen dice: ma come si potrà andare avanti? Come risolvere, per esempio, questa crisi? E qui fa una rivelazione straordinaria, che la povertà in altri tempi è stata una cosa più sopportabile, persino più umana. Le grandi carestie, mi riferisco adesso a quella raccontata da Elia Ehrenburg in viaggio attraverso la giungla d'Europa, quando racconta di quel periodo in cui, mentre in Cina si moriva di carestie, in America si bruciava il grano per mantenere il prezzo politico del grano, di fronte a queste grandi contraddizioni, in cui la politica evidentemente non poteva intervenire, non c'erano gli strumenti per farlo, erano situazioni così lontane tra loro, voglio dire, nel grande scenario dell'esistenza umana. Ma oggi che siamo sotto l'occhio che vede tutto, la famosa finestra del mondo, che è la televisione, com'è possibile che noi non siamo in grado, con le nostre tecnologie, di intervenire per mitigare questo fenomeno della povertà quando diventa addirittura la fine della vita, per quello che riguarda per esempio i bambini, come io dicevo poc'anzi? E allora penso delle volte che noi ci siamo come arresi all'idea che la velocità che qui è stata richiamata abbia in qualche modo trascinato una sorta di disaffezione per la soluzione dei problemi, nella persuasione che ormai non siamo più in condizioni di governarli. Parlo della gente che fa parte dei partiti, che parla di politica, che si appassiona per la politica, eccetera. Ecco, se venisse meno questa fede in ciò che si può fare, per ciò stesso va fatto, ma a che cosa si ridurrebbe questa idea che noi abbiamo dello scopo, che è la cosa più bella che io ho ascoltato stasera, perché me l'ha spiegata finalmente come Dio comanda, e perché mi ricorda anche che una volta andato a intervistare Von Braun alla vigilia del lancio dell'Apollo 5, alla mia domanda: ma mi perdoni, quando questa navicella così sola, così fuggiasca, così lontana, sarà nel cosmo, che cosa sarà cambiato per noi che rimarremo qua, soggetti alla gravità della Terra? E lui mi rispose: guardi, lei mi pone un problema. Io sono debitore verso la scienza di questa cosa straordinaria alla quale lei prende parte interrogandomi. Ma io sono una piccola cosa, sono in grande debito nei confronti della scienza, perché
Io per primo non ne parlo più, parlo soltanto della tecnologia. E dico, qual è la differenza dal suo punto di vista? Che io sono il servo della scienza. La scienza mi ha offerto un grande panorama, uno scenario, ha chiesto però di produrre gli strumenti perché questa grande possibilità umana a cui si avvicina così con tanta naturalezza la parola speranza abbia un senso, bisogna che viva, che produca effetti, che produca lo scopo. Allora io non riesco più a concepire che debba essere soltanto la scienza a produrre queste grandi cose, perché è una cosa così sterminata, così imprendibile dal punto di vista umano, che rassomiglia tanto alla fede, che in sé, se non ci fosse la religione, il fatto di credere, sarebbe soltanto quel grande scenario che è, per esempio, la scienza. Allora, per concludere, Severino, se c'è questa tendenza a considerare quello che viene considerato ormai il grande potere che regola le cose del mondo e della finanza, e non sono io certamente a dirlo, lo dicono gli scienziati, la scienza e l'informazione subito dopo addirittura, la politica viene terza, ma non dovrebbe essere la politica che prende in mano questa grande questione dell'umanità e vedere di mobilitare la scienza e la tecnologia creando questa trilogia scienza, tecnica e partecipazione, volevo anche aggiungere, sgominando quindi quest'idea che la politica non è più in grado di produrre la verità e tantomeno lo scopo, insomma. Allora mi arrendo di fronte a quello che dice Aurobindo, che lei conosce bene sicuramente, che mi ha molto colpito, di fronte allo spettacolo di 90 milioni di morti che sono il risultato dell'ultima guerra. E a uno che lo interroga, non so, un pochino come succede stasera tra noi, avendo a disposizione una persona in grado di dirci delle cose illuminanti, si è tentati così di volerne sapere un po' di più. E allora un signore, un uomo molto semplice, disse ad Aurobindo: ma che cosa significa tutto questo? Questo è un ossario sterminato di morti, eccetera. E Aurobindo, questo pensatore indiano, questo filosofo si può dire, si limitò a rispondere a una cosa assolutamente, secondo me, disumana. Ha detto, ma vede, faccia caso alla farfalla, che è nata insieme a noi in uno dei giorni della creazione. Ecco, vede, si è posata indifferentemente sui vinti uccisi e sui vincitori addormentati. Farebbe quasi, la soluzione quasi ragionevole, neppure disperata, semplicemente così, frutto della delusione. Non possiamo che arrenderci a questa realtà. Che tra bene e male non c'è possibilità di accordo, che la politica che dovrebbe interpretare e sostenere ed esprimere lo scopo non è più in grado di farlo, se è vero, come si teme che sia vero, che è la finanza che ha preso in mano divorando anche la politica. Ecco, se tutto questo è vero, è possibile credere che ci si debba avviare, come è successo durante la povertà dei tempi più infelici dell'umanità, si era data da sé la regola della penuria, della moderazione. I poveri allora erano un po' meno poveri, un po' meno sofferenti, perché avevano stabilito una specie di regola, tanto per dirne una molto banale, molto semplice, ma molto d'attualità: mangiava meno. In America si mangia tanto, ed è il paese dell'obesità, no? Tanto da poter sfamare 100 milioni di esseri del mondo dell'elito, leggevo l'altro giorno, l'ha pubblicato il New York Times, non è una trovata della televisione del pomeriggio. Ecco, se tutto questo è vero, se ci dobbiamo abituare a una sorta di idea che il tempo dell'abbondanza è in crisi, se addirittura non è finito, che ci dobbiamo abituare a una civiltà della penuria, ma allora questo scopo e tutto questo grande sforzo dell'uomo per produrre la sua felicità. E se senza la felicità, come lei ha concluso il suo intervento, non abbiamo ragione di compiacerci di nulla, perché ci viene meno la cosa più importante che ci collega con la nostra vita, che cosa rimane per ridare forza a questo strumento che noi rappresentiamo in qualche modo, perché
l'abbiamo invitata qui, nella grande casa del Parlamento italiano. Che cosa ci rimane di fare? I dibattiti che ci dilaniano, e si può dire giornalmente, adesso proprio non si fa più d'accordo su nulla, e si vive dentro il discredito della gente, la delusione, l'idea dei giovani, per esempio, di essere stati abbandonati socialmente, di essere diventati da questo punto di vista irrilevanti, e che non sperano più nel dopo. Ci sono addirittura quelli che non cercano più neppure il lavoro perché tanto hanno l'idea che non lo troveranno. Questi sono degli estremi terribili. Se tutto questo è vero, dobbiamo davvero abituarci a una civiltà del meno, come si va dicendo, con un pochino di enfasi anche letteraria, o no? Grazie, senatore Zavoli. La ringrazio perché lei ha espresso con nobiltà il punto di vista di un umanesimo vissuto, sentito, che certo deve parlare così. L'umanesimo è una delle grandi forme, una delle grandi forze di cui parlavo nella mia conversazione. E però deve fare i conti con quelle argomentazioni. Che l'umanesimo parli così è indubbio. Allora, rispondo in due tempi. Primo tempo. La tecnica non ha quel carattere disumano di cui la si incolpa, anche perché se lo scopo della tecnica è di aumentare all'infinito la propria potenza, vuol dire che non si accontenta di nessuna situazione raggiunta, di nessuna configurazione del mondo raggiunta. Già questo, sto difendendo l'errore, hai visto che l'amico Tronti mi ha portato a esplicitare questa frase. Sto difendendo l'errore. Sì, la tecnica è questo continuo a trascendere ogni posizione raggiunta. Si profila una singolare somiglianza tra la tecnica e l'uomo religioso, non soltanto per quello che dicevo prima quando parlavo di volontà, sia fatta la tua volontà, ma anche perché proprio dell'uomo religioso il non riconoscere Dio in ogni idolo, in ogni immagine che gli si va via via proponendo. Cioè, anche l'uomo religioso è un trascendere progressivo la situazione di fatto, così come la tecnica, proprio in quanto vuole dare sempre più potenza all'uomo, è un trascendere via via la situazione di fatto. Da questo punto di vista continuo a ripetere che la tecnica è l'ultimo Dio, ha questo carattere teologico. Seconda parte della risposta. Lei diceva che cosa ci rimane, se ho capito bene, e ci rimane quella parte alla quale il senatore Corsini prima amabilmente mi invitava a parlare, perché se avessi dovuto accennare al mio discorso, che d'altra parte insomma, un po' di speranza ce l'ho, qualcuno lo conosce, è un discorso che dice la tecnica è la forma più rigorosa della volontà di far diventare altro le cose. È la forma più rigorosa quindi della convinzione che le cose divengano altro. E cioè divengano anche nulla. Escano dal nulla e vadano nel nulla. Questa è la pazzia estrema. La non pazzia è l'eternità di tutte le cose. Che cosa ci rimane, lei dice? Ci rimane l'incredibile, il nostro essere totalmente eterni. Ma detto così, è una fiaba come tante che sentiamo. Quindi è per questo che evito di tenere chiuso il tabernacolo, perché ora si apre, si dice messa,
oppure aprirlo e poi lasciarlo lì indifeso è di cattivo gusto. Guardate, da due pericoli dobbiamo ugualmente guardare, dalla disperazione senza scampo e dalla speranza senza fondamento. Ecco, a me interessa molto sapere quale può essere oggi, alle condizioni date, le garanzie che la speranza possa dar frutto. Allora c'è ben di più della speranza. La speranza è una forma di scetticismo. Siamo ben di più che uomini che sperano. Ma questo fa parte di quel discorso complesso che... Allora, lasciatemi per favore ringraziare il professor Severino. Lo ringrazio naturalmente a nome di tutti i senatori, le senatrici del Partito Democratico, di tutti i nostri ospiti oggi. E lasciatemi soltanto dire perché noi oggi l'abbiamo invitato e perché iniziamo con il professor Severino un ciclo di lezioni. E in qualche modo la ragione per cui di questa nostra iniziativa si riallaccia a quanto io ho sentito in questa parte finale di questo nostro pomeriggio. Devo dire che se la lezione del professore ha avuto lo stesso livello del dibattito che ha seguito, la cosa deve essere stata certamente, ne sono certo, di grandissimo interesse. Noi abbiamo, professore, la consapevolezza della difficoltà del momento che stiamo attraversando e anche della responsabilità che abbiamo sulle spalle per essere componenti del Parlamento italiano in una fase così difficile. E io penso anche il disagio di essere in qualche modo sopraffatti dalla tecnica. Perché anche nella politica ci sono alcuni di quei sottosistemi che lei indicava come facenti parte poi insieme del grappolo all'interno insomma, che rappresenta l'espressione tecnica. Quindi noi siamo ossessionati dai passaggi tecnici della nostra missione politica, siamo ossessionati dal conto dei voti in Parlamento, siamo ossessionati dai meccanismi delle leggi elettorali, siamo ossessionati dai meccanismi dei regolamenti parlamentari, passiamo mattinate, pomeriggi interi in Parlamento seguendo il labirinto di questa tecnica, di questi sottosistemi tecnici. Abbiamo quindi una necessità assoluta di ritornare a riflettere, a fermarci sui contenuti, sulle idee e cercare in qualche modo, in questo modo, un equilibrio, diciamo così, tra la tecnica necessaria, anche la tecnica parlamentare, e i contenuti del dibattito. Quindi abbiamo la necessità di in qualche modo tornare alla politica che lei ha sentito evocare in molti di questi interventi che hanno chiuso questo nostro pomeriggio e da ultimo dagli interventi di Zavoli e di Tronti che io leggo in controluce lavorando con loro quotidianamente come un'ansia di dare un spessore contenuto politico all'attività parlamentare. Quindi voglio dire, con oggi noi abbiamo iniziato un ciclo di lezioni, l'abbiamo iniziato in un modo eccellente, meglio non avremmo potuto fare, ma se devo dare un senso finale a questo pomeriggio, per noi parlamentari, per noi che abbiamo promosso questa iniziativa, ecco, il senso finale è quello, cerchiamo di riflettere sulle idee e andare oltre i problemi di geografia o aritmetica parlamentare. Grazie mille, grazie professore, grazie a voi. Okay.